Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo piccolo canale. Sentite confusione, ho la finestra aperta, passeranno le macchine, i clacson, lo sapete già, ma non è colpa mia. Siamo al tipo 20 di ottobre e ci sono 27 gradi. Io sto a mezza manica e muoio di caldo. Comunque, siamo qui perché vi volevo mostrare una mystery box che ho preso su Pinpanda. Non ho preso soltanto questa, ho preso un mega paccone. Questo qua, mega paccone gigante, dove dentro c'è una cosina che non vi mostrerò adesso. È già iniziata questa cosa. Sui social, qui su YouTube, però appunto io ho 27 gradi, mi sembra veramente presto per farvi vedere i calendari dell'avvento. Ditemi voi. E ditemi voi se li volete spacchettati, cioè tutti insieme, cioè che apro questo calendario dell'avvento, oppure se faccio per esempio degli shorts dove faccio vedere ogni giorno qualcosa, però per lì si deve aspettare dicembre. Quindi ditemi come preferite, se li preferite tutti in una volta, cioè che faccio un video dove apro un calendario o giorno per giorno vi faccio vedere quello che trovo. Fatemelo sapere. E insieme a quel calendario dell'avvento, che non vi dico ancora cos'è, c'era questa offerta di questa mystery box. Insieme io ho preso due cosine, cioè in realtà una. Questa, che è un matitone della Essence, un ombretto matitone della Essence, di questo bel verde un po' satinato. Così. E in regalo mi hanno dato questo ombretto di questa marca, la Mayani. Io ho provato di questa marca un siero alla vitamina C, ma ve l'ho detto già in diversi video, la vitamina C per me forse è troppo aggressiva, quindi io non mi trovo, ma non di questo in generale. In generale, ho anche un detergente viso che utilizzo della Clinians o Clinique, ora non ricordo, alla vitamina C e lo devo sciacquare subito. Pulisce bene il viso, ma lo devo sciacquare subito perché mi comincia a bruciare. E invece mi hanno regalato questo ombretto. Era in regalo questa mousse eyeshadow color rosa, quarzo rosa. E non so cosa fare, è ancora sigillato, è ancora chiuso. Quindi non so se lo tengo, se lo regalo, se lo metto in vendita su Vinted, vediamo. Io ho preso soltanto il matitone verde e poi mi hanno appunto dato questa offerta, è ancora chiusa. È anche spaccata. È ancora chiusa, la apriamo insieme. Questo qui le forbicine. E la apriamo insieme. Cioè, veramente caldissimo. Caldo, caldo. Sono stata al lavoro stamattina e abbiamo acceso per un'oretta l'aria condizionata perché veramente, ragazzi, non si respirava. Le finestre sono tutte aperte, i ventilatori tutti aperti. Anche per questo vi dico che ci sarà magari un po' di confusione. Uno, perché c'è già Ciccio che fa il pazzo, che deve recuperare qualcosa sotto il divano. Due, perché appunto c'è la finestra aperta, ma ragazzi, veramente chiuso si muore. Ho aperto. Io non so cosa c'è dentro perché appunto è una mystery, non si vede niente, tutto buio. Infilo la mano e pesco quello che pesco. Allora, un po' di cosine. Comincio da questa piccolina. Perfetto, questo Sexy Long, credo sia un mascara? Sì, è un mascara della NAM. Ha questo astuccio nero. Io non conosco questa marca. Se qualcuno di voi la conosce, conosce proprio questo mascara, mi scriva nei commenti se è un buon mascara, se lo avete già utilizzato, come vi siete trovati, così mi fate conoscere la marca, perché io sinceramente non la conosco. Io in questo momento sto finendo tutto quello che ho a casa, non sto comprando nulla, a parte diciamo queste cose, perché appunto, visto che si avvicina il periodo del calendario degli avven del calendario dell'avvento e ne ho presi un paio di make-up, visto che c'era questa mystery box che potevo prendere,
È già da tempo che non compro nulla e sto finendo tutto quello che ho a casa. Mi è rimasto solo un eyeliner che ho aperto da pochissimo, che è quello della V7, con cui mi sto trovando, devo dire, bene. E sto finendo i mini mascara, quelli che porto in palestra. Finiti quelli, non ne ho più. Quindi, un mascara, quindi quello mi potrebbe servire. Poi, altra scatolina. Ah, un altro prodotto della Mayani, Magic Pink Serum con vitamina B12. Questo qui non ha la vitamina C. Questo qua. Ok. Non lo conosco. Anche questo qui sigillato, ovviamente, tutto chiuso. Vediamo se mi dice qualcosa su questo siero. No. 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 Ciccio, ma che fai? Vieni qua, vieni. Non lo conosco. Non conosco questa marca, l'ho trovata. A quanto pare forse hanno molte cose di questa marca, perché le regalano. Mascherina, sì. Mascherina in foglio. È quella al carbone detossificante. Giusto? Comunque, è quella che fa le bolle, per farvi capire. Questa qua, io questa marca l'ho utilizzata in passato, mi trovo bene, non costano tantissimo, anzi veramente poco. È un'ottima marca, un buon prezzo, ha un buon risultato, devo essere sincera. Mi piace, l'ho provata, mi piace, mi trovo bene con questa marca. Questa le bolle è fantastica, fa troppo ridere, perché proprio senti questo solitichino. Andiamo avanti, c'è un pacchettone grande. Cos'è? Ma no! Ma no! Ma che c'è? Ma siamo a ottobre! Ma che c'entra? È un autoabbronzante. È vero che ce l'ho chi lo usa tutto l'anno, però cioè, io non lo metterei in una box che compro a ottobre, sinceramente, un auto abbronzante. Ho provato e ho utilizzato di questa marca della Solf Bay, credo sia questa, Solf Bay, Self Tanner, appunto, l'autoabbronzante, l'unguento. Con quello devo dire mi sono trovata molto bene. Ma l'autoabbronzante, ottobre, basta. Poi un altro pacchettone, non me lo dire. Scrub al caffè, ne avevo già trovato uno di questi scrub al caffè. Mettono sempre le stesse cose. Io lo dico sempre che devo smetterla di prendere queste cose da Pinkpanda. E poi ci ricasco sempre, perché i prezzi sembrano buoni. Posso dire? Mi sono sentita Chiara. Mi sono sentita la bobina, perché lei dopo 30 secondi dice, posso dire? Ha ragione. dico la mia? Cioè, lo scrub lo fai tutto l'anno, vero è? Ma non mettere sempre le stesse cose, perché c'è un... Che cavolo! Sempre le stesse cose mettete, uffa! E non c'è più niente. Che flop! Raga, che flop! Cioè, che flop, abbiamo finito. Mascara, una di queste che costano tipo 1,20 euro. Lo scrub, il siero è questo. Ma più che altro perché c'è lo scrub di nuovo, l'ho dato abbronzante a ottobre, che l'ho preso, cioè ci prendo il calendario dell'avvento, che mi metti, cioè cambiale. Cambiale, non le fare tutte uguali. Che ne pensai? Io sono rimasta proprio. Io delusissima, raga. Delusa. Forse questa è l'unica cosa interessante. Vabbè, il mascara, però non lo conosco. Quindi magari un mascara che è una ciofeca. Invece magari voi lo conoscete e mi dite: no, guarda, è fantastico, mio Dio. Anche perché cioè, non dice nulla. Non dice tipo volumizzante. È vero che io non ci credo a queste cose, eh? Cioè,
Io non credo alle scritte dei mascara. Cioè, incurvante, volumizzante, allungante. No, il mascara è mascara, quindi almeno qua c'è la coerenza del fatto che non ti promette nulla. Per me il mascara è mascara. Poi sicuramente ci saranno dei mascara. Qualcuno mi scriverà: no, guarda che questo mascara di questa marca è veramente volumizzante. Non lo metto in dubbio, ma ecco, cioè io mi metto da una parte un mascara volumizzante, da una parte un mascara, non lo so, tipo incurvante, e voi mi dite che qual è la differenza, cioè qual è l'uno e qual è l'altro. Lo facciamo. Non esiste, non c'è questa cosa. Va bene, io delusa, 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 delusa. Ve la potevate risparmiare. Non mi piace. Non mi piace, non mi piace. Per fortuna il calendario non l'hanno fatto loro. È un calendario di una marca. Vabbè, ve lo dico, cioè, perché è tutto questo mistero? Ho preso quello della Catrice da loro. Non ho preso quello di Essence perché ogni anno mi sono accorta che anche lì ci sono sempre le stesse cose. Io adoro i trucchi della Essence perché hanno un prezzo veramente basso e sono validi. Ma mi sono resa conto dopo 2, 3 anni che prendevo il calendario della Essence e mi sono accorta che c'erano sempre le stesse cose, uguali. Cioè, non lo specifico, però mettete sempre le stesse cose, il braccialettino d'elastico che puoi usare sia per la coda che come braccialettino, che è un semplice braccialettino di elastici, e i patch per gli occhi, gli adesivi delle unghiette, la lima di cartone, sempre uguale. Dopo un po' ti scoccia. Sempre le stesse cose. Siccome l'anno scorso non c'ero riuscita, e se non sbaglio qualcuno ne aveva parlato bene, avevo visto dei video che dicevano: ah, interessante, al costo, perché comunque neanche Catrice costa tantissimo, perché l'azienda, non so se lo sapete, ma Essence e Catrice sono la stessa azienda. Ho detto: sai che c'è? Quest'anno prendo quello di Catrice, non prendo quello di Essence, e non prenderò nemmeno, nonostante io lo prendessi da sempre, cioè ogni anno, già da un bel po' di tempo, non prenderò nemmeno quello dell'erbolario, perché l'anno scorso ci sono rimasta veramente male. Perché vi ricordate, costava 25 euro in più addirittura, e c'era una matita, cioè la matita, questa, come regalo c'era una boccettina con la neve così, raga, così, manco bella era, perché c'era tipo un monumento della città in cui producono, che per carità, tutto il rispetto del mondo, però manco c'era tipo la neve, non era natalizia, era una boccettina con un po' di neve e basta. E poi questa matita, cioè una matita, con la scritta all'erbolario, matita, matita per scrivere, ma magari una penna, cioè ma mettimi una penna, una bella penna tutta decorata, no? Con tutte le belle fantasie che fanno dell'erbolario. E infatti quest'anno io credo che non avrò nemmeno il calendario, che ogni anno io quando prendo il calendario dell'avvento, insieme ti regalano quasi sempre l'agendina e proprio il calendario annuale. Quest'anno io non l'avrò, non se ne parla. E niente, dopo sto flop immenso per me, quant'è che l'ho pagata questa? Era quella da 20 euro, se non sbaglio, tipo 19,90. Cioè, non ricordo male, non mi ricordo di preciso, credo fosse quella da 19,90. Dopo questo flop immenso, vi saluto, vi ringrazio per avermi tenuto compagnia e spero, nonostante tutto, di avervi tenuto compagnia. Ci vediamo ad un video più interessante la prossima volta. Ciao, ma almeno sapete che meglio non la prendete.